Sai, Leo, ultimamente hai ritardato alcuni lavori perché hai dimenticato degli attrezzi. Davvero? Io non me ne ricordo. Beh, ieri dovevamo dipingere il telescopio gigante di Main Moon e non hai portato le scale. E i pennelli? E la vernice? Oh, sì, adesso ricordo. Bene. La lezione di oggi consisterà nel controllare di aver preso tutto prima di andare, di non aver dimenticato niente. Oh, mi sembra giusto, Bob. Ok, questa mattina costruiremo un capanno allo zoo dove conservare le banane per le scimmie. Andremo allo zoo! Ho fatto una lista degli attrezzi che serviranno e voglio controllare se li hai nella cassetta, ok? Ok, Bob. Bene, primo, la livella? Ce l'ho. Ottimo, non vogliamo un capanno che penda. Hai un cacciavite? Sì. Quelle viti non si potranno mai avvitare da sole. Esatto. Il martello? A posto. Adoro i martelli, Bob. Non dimenticherei mai un martello. Ottimo. Poi il metro e gli occhiali di protezione. Ce l'ho e... ce li ho. E infine la sega. Ah, ecco. Fa molta attenzione con gli oggetti taglienti, Leo. Ok? Credo che abbiamo tutto l'occorrente. Andiamo a costruire il capanno! Ok, siamo pronti! Che stai aspettando, Mac? Non porti la tua cassetta degli attrezzi, Bob? Oh, sì! Che sciocco! L'avevo dimenticata! Molto bene, Leo. Ho trovato un tronco dietro al capanno degli attrezzi e mi sono ricordato che ti devo impartire una lezione su come si usa una motosega. Ok, Bob. Ti assicuro che non vedevo l'ora di impararlo. Ricorda che la motosega è un arnese davvero molto pericoloso, quindi bisogna maneggiarla con la massima cautela. Certo, Bob. Ecco perché mi concentrerò ancora di più questa volta. Ottimo. Quindi, per prima cosa, l'attrezzatura di sicurezza. Serve un equipaggiamento. Guanti, occhiali di sicurezza e cuffie antirumore. Ok, adesso fa un passo indietro, Leo. Vado ad accendere la motosega. Si deve tirare forte la corda di avviamento fino a che il motore non parte. Si toglie la sicura, si preme il pulsante acceleratore e si inizia a tagliare! Mac, Lofty, venite qui a vedere! Bello! Fantastico! È una cosa incredibile! È davvero impressionante, Bob! Ma non credo proprio che riuscirò mai ad eguagliare la tua bravura! Serve solo un po' di pratica. Avete visto un tronco da qualche parte? L'avevo ordinato per l'altalena che sto costruendo al parco giochi. Ops. Credo che forse sarai costretta a ordinarne un altro, Wendy. Anzi, perché non ti siedi mentre lo faccio io? Oh. Eh? La prima lezione di oggi, Leo, consiste unicamente nel fare dei buchi nella parete. Oh, fantastico! Adoro usare il trapano! Lo adopereremo per appendere le foto preferite del sindaco Madison. Per questo tipo di parete useremo delle viti e dei tasselli, piuttosto che dei chiodi. Primo, controlla che il trapano sia a piena carica. Salve, Bob, sono Robot Leo 3000, il robot costruttore. Sono a piena carica. Ciao, Robot Leo 3000. Puoi dire al vero Leo di inserire la punta del trapano? Certo, Bob. Ci siamo! Sei pronto a cominciare? Ora non troppo forte all'inizio. Così. Usa un po' più di potenza. Ancora un po'. No!
Che è successo? Non fa niente. Tutto bene. Possiamo aggiustarlo. Sei sicuro di volerlo appendere tutto da solo? Sì. Ho imparato dal migliore. Ora so quello che faccio, Bob. Ottimo. Ti lascio al tuo lavoro. Leo, com'è andata? Ah, bene, ora credo di sapere tutto sui buchi nelle pareti con il trapano. Sembra un lavoro perfetto. Oh no. Ci sono voluti più tentativi per farlo perfetto. Bene, Leo, la seconda lezione di oggi consiste nello stuccare i buchi nelle pareti. Ho quasi terminato di posizionare i pali per la nuova recinzione. Puoi finire tu mentre vado a prendere il cavo per legarli? Certo, Bob. Questo grosso martello per pali è pronto a colpire. E io sono pronto con i pali. Bene, cominciamo a martellarli. Un attimo. Ricorda di controllare che i pali siano della stessa lunghezza e siano alla stessa altezza una volta inseriti. Ok. Questo è un po' troppo lungo. Ora posso iniziare a martellare. Possiamo iniziare? Ok, li lascio a voi. Assicuratevi che siano alla stessa altezza. Ah, ci siamo. Adesso si martella. Woohoo! Ok, il prossimo, prego, Scoop. Finiremo questa recinzione in men che non si dica. Ecco qua. È venuto bene. Questo è più alto di quello. Bob non aveva detto che dovevi misurarli e tagliarli tutti uguali? Non ce n'è bisogno, darò solo un'altra martellata. Ora è più corto di tutti gli altri pali. Non fa niente, darò anche agli altri una bella martellata. Ecco, ci siamo. Leo? Magari qualche altra martellata. Leo, Scoop, che è successo ai pali per la recinzione? Credo proprio di essermi fatto prendere un po' la mano. Sì, credo che tu abbia un po' esagerato con il martello. Guarda il lato positivo. Sono tutti alla stessa altezza. Ok, Leo, tu pitturerai questa parete mentre io finisco il dialetto. Ti ricordi tutti i passaggi di cui abbiamo parlato? Certamente, Bob. Non ancora, Leo. Qual è il problema? Prima va protetto il pavimento dalle gocce di vernice con un telo e messo del nastro adesivo sul vetro. Giusto. Dimenticavo questo passaggio. Lo faccio subito. Ecco qua, Trottola. Sei pronta? Non vedo l'ora di mescolare tutto! Grazie, Trottola! Leo! Aspetta un secondo! Che ho dimenticato ora? Devi stuccare tutte le crepe nel muro prima di stendere la pittura. Sì! Ti mettevo alla prova, Bob! Lo faccio subito! Splendido calcestruzzo, Trottola! Grazie, Bob! Ha bisogno di essere livellato. Un attimo, Leo! Ora che c'è? Hai messo troppa vernice sul rullo. Finirà per sgocciolare. Oh, ok. Ne tiro via un po'. Wow! È liscio, Bob! Oh, è perfetto! Grazie, Trottola. Penso di meritare un frullato, non credi? Bob, che ne dici allora della mia parete? Un lavoro eccellente, Leo. Non hai dimenticato neanche un passaggio. Oh, fantastico! Penso di meritare anch'io un frullato. Non credi? Resta esattamente dove sei. Non fare un altro passo. Giusto. Neanche un passo. Sì, ne ha fatti già abbastanza, mi pare. Resta lì fermo, immobile. Dove stai andando? Dentro, a prendere il mio frullato. Per aggiustare il tubo sottostante dobbiamo rompere la strada. Ricordi cosa ho detto sull'uso del martello pneumatico? Sì,
di piazzare il martello in questo modo leggermente inclinato verso di me. Vuoi che ti mostri come? Sì, per favore. Molto bene. Come, scusa? Ops, non riesco a sentirti con le cuffie addosso. Ho detto molto bene. Puoi continuare qui mentre io vado a prendere il tubo? Certamente, Bob. Ottimo. Mi raccomando, ricorda di tenere le cuffie antirumore mentre stai lavorando. Leo! Oh, ciao, Mac. Che cosa c'è? Bob dice che puoi fare una pausa. Wendy ha preparato un dolce. Una falce? Non so, forse ne abbiamo una in cantiere. Leo! 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 Oh, ciao, Mac. Non ti avevo visto. Che c'è? Vuoi un pezzetto di dolce, Leo? Non sai quanto è buono e bello. Un martello? Ah, certo. È nella cassetta degli attrezzi. Leo! Ciao, Mac. Che cosa ti serve? C'è rimasto solo un pezzettino di dolce. Il ripieno è con la crema di zabaglione. Una magnifica trivellazione! Ehi! Grazie, Mac! Come mai Leo non ha voluto assaggiare la torta che ho preparato? Beh, non sa cosa si è perso. Oh, perso che cosa? Il dolce di Wendy. Mi dispiace tanto, ma è finito. C'era una torta! Perché nessuno me l'ha detto? Non è ancora ora di pranzo, Leo. Oh, ma io sto morendo di fame. Prima aiutami a tagliare queste assi, poi potrai mangiare il tuo sandwich. Ho capito, sembra che ci vedremo dopo. Ok, oggi ti mostrerò in quale modo usare un seghetto alternativo per tagliare il legno per le mensole da montare. Un seghetto alternativo è un gioco da ragazzi. Non credo proprio sia una cosa tanto difficile da usare. Meglio dare un'occhiata prima di parlare, Leo. Guarda, è così che si adopera. Oh? Sembra semplice. Facciamo una prova. Un attimo. Prima facciamo pratica. Vediamo come te la cavi con questo legno di scarto. No, fammi provare con del vero materiale. È un arnese potente, Leo. Devi fare pratica prima. Ecco, taglia lungo questa linea. Continua a sembrarmi un gioco da ragazzi. Oh. Fatto. Non è così preciso come il tuo, Bob. Non importa, Leo. Prova di nuovo. Ma questa volta non premere così forte il grilletto. Certo. Perfetto! Ok, iniziamo a tagliare! Ecco qua, Bob. Questa era l'ultima mensola. Posso mangiare il mio sandwich ora? Sicuro, ma è grande. Come fai a mangiarlo? Non preoccuparti, Bob. Ho in mente un piano per quello. Ah, Leo, no! Non credo sia una buona idea. Dico davvero! Ti prendo un coltello. Allora, questa è la base per il pavimento in legno che dovresti inchiodare entro questa mattina, Leo. Oh, è un posto davvero carino. Vicino alla spiaggia. Perfetto per prendere un po' di sole. Leo? Sì, Bob? Oggi ti mostrerò in quale modo si usa la sparachiodi. Oh, grandioso! Non aspettavo altro! Fa un rumore divertente. Primo, si deve mettere l'asse nella giusta posizione. Poi si posa la punta della sparachiodi all'incrocio delle travi e si preme il grilletto. Oh, sì! Yuhuu! E poi si sparano altri chiodi per inchiodare le travi a dovere. Adoro quel suono! Punk! Punk, punk. Devo solo punk, mostrarti come ricaricarla punk, quando i chiodi punk, si esauriscono. Ok. Premi punk, il bottone per rilasciare punk, la slitta e punk, caricare altri punk, chiodi. Punk. Capito? Capito. Sono pronto a cominciare. Ottimo. Tu inchioda le assi del pavimento. Io vado a prendere la vernice.
sembra un lavoro davvero fantastico, Leo. Complimenti! Oh, grazie, Bob. Ti prego, devi essere il primo a camminarci sopra. Oh, oh, no, no! Oh, no! Leo, ti sei ricordato di ricaricare la spara chiodi come ti avevo detto? Ricaricare cosa? Non importa, possiamo aggiustarlo. Si tratta davvero della partita più importante della stagione. Ok, Leo, ricordi che devi imparare oggi? Non chi vincerà la finale, vero, Bob? Non proprio, Leo. Devi imparare come si mettono i mattoni. Oh, sì, è vero, forte. Primo, metti un po' di malta sulla cazzuola e distribuiscila in modo uniforme lungo il muro. Leo? Un mio amico dice che lo Spring City è passato in testa! Yahoo! Scusa? Posiziona il mattone, battilo per bene, raschia via la malta in esubero, prendi un altro mattone, distribuisci la malta sulla base, sistemalo accanto al primo e così via. Nessun problema, Bob. Devo andare in cantiere. Tu resta qui concentrato sul lavoro. Io torno subito, ok? Ma certo, Bob. Si tratta di una delle partite più emozionanti mai viste prima d'ora. E siamo solo alla fine del primo tempo. E che incredibile primo tempo! Credo sia un buon momento per pranzare. Vediamo, dov'è finito il mio portapranzo? Dovrebbe essere qui. Oh, no! Leo, come sta andando il lavoro di muratura? Bene, Bob, bene. Sono un po' occupato, posso richiamarti? Ciao, Leo! Oh, ciao, Wendy! Hai visto il mio libro qui in giro, per caso? Non lo trovo da nessuna parte. No. Ma l'ho lasciato sicuramente qui. Oh, no! Ed ecco il fischio finale! Lo Spring City ha vinto! Yuhuu! Lavoro terminato! Chiamo Bob per dargli la buona notizia! Allora, dov'è il mio walkie-talkie? Ciao, Leo! Come va con la parete? Passo!